Seconde case, sport, lavoro, in vigore da oggi la nuova ordinanza della Regione Liguria. Viene consentito ai titolari di molte attività di preparare i locali in vista della riapertura prevista per il 18 di maggio. Altre 500.000 mascherine a disposizione nelle farmacie liguri destinate a chi non le avesse ritirate la scorsa settimana. Per averle è necessaria la tessera sanitaria oppure il codice fiscale. I commercianti liguri chiedono linee guida chiare per tornare al lavoro. Va bene attrezzarsi per riaprire, dicono, ma non ci sono ancora i protocolli di sicurezza e c'è incertezza sulla responsabilità dei titolari verso i dipendenti. La scuola guarda a settembre con preoccupazione. Come si andrà a lezione? Alcune proposte non sono applicabili, dicono docenti e presidi che invitano a rivedere le politiche familiari. Rezzo Aglio Comune Amico, l'iniziativa con cui l'amministrazione affianca i commercianti per dare un aiuto concreto nella ripartenza. Allo studio misure di defiscalizzazione mirata. A Casa Santa Marta il Papa ha pregato per i disoccupati a causa del coronavirus. Al Regina Coeli Francesco ha chiesto di imitare l'esempio d'amore di Gesù per arrivare alla gioia della vita eterna. Il ritorno alla messa con il popolo non sarà senza difficoltà, ma la Chiesa ha sempre affrontato i cambiamenti. Lo ha ricordato il Vescovo, che ha poi invitato a fidarsi di Dio per superare ogni paura. Buonasera a tutti, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Cominciamo con i dati relativi alla diffusione del coronavirus. Intanto vi diciamo che a livello nazionale continua il calo del numero dei nuovi contagiati, oggi sono stati 774. Veniamo invece in Liguria, dove il numero totale dei pazienti positivi è ancora in calo rispetto alla giornata di ieri. In Liguria le persone attualmente contagiate da coronavirus sono 4.749, ovvero 42 in meno rispetto a ieri. Resta invariato il numero dei pazienti ospedalizzati. In tutto nella nostra regione sono 522, di cui 38 in terapia intensiva. Nell'ASL 4 i dati relativi ai pazienti ricoverati in ospedale sono sostanzialmente invariati: 38 le persone ospedalizzate, una in più rispetto a ieri, 5 le persone in terapia intensiva. Le persone clinicamente guarite, ossia asintomatiche positive a domicilio, sono 1905, dunque 14 più rispetto a ieri, mentre i guariti con due test negativi consecutivi sono 2790, ovvero 74 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore in Liguria ci sono stati 12 decessi, nessun decesso è stato segnalato nella ASL 4. E intanto il governatore ligure Giovanni Toti ha firmato un'ordinanza in cui si prevede in maniera sempre più concreta il 18 maggio come data plausibile per la riapertura di molte attività. Nel corso del pomeriggio si è svolta la riunione in videoconferenza tra i presidenti delle regioni ed il governo. A breve sapremo di più sull'esito di questa riunione, ma intanto ovviamente c'è cautela, perché occorrerà tenere sempre d'occhio la curva epidemiologica. E alcune novità intanto sono già scattate da oggi. Vediamo. È come il giro di riscaldamento in Formula 1. Si avviano i motori prima della ripartenza. È il senso dell'ultima ordinanza regionale. Molte attività finora rimaste chiuse hanno 7 giorni di tempo per prepararsi alla riapertura, che nelle previsioni del governatore Toti sarà lunedì 18 maggio. Da oggi dunque i titolari di negozi di ogni merceologia, parrucchieri, estetisti, bar e ristoranti non ancora aperti in modalità takeaway potranno raggiungere l'attività per lavori di manutenzione, di sanificazione, consegne di magazzino, cambio delle vetrine, verifica dei registratori di cassa e così via. È compreso il commercio al dettaglio di articoli sportivi, attrezzi da pesca, articoli da campeggio e biciclette. Non solo, visto che gli alberghi sono già aperti, Toti dà il via libera alla riapertura di affittacamere, bed and breakfast, agriturismi e appartamenti per vacanze. E se prima si potevano raggiungere in solitudine la barca, la seconda casa, il camper o il proprio orto, da oggi lo si potrà fare insieme alla famiglia o al nucleo convivente. Spostarsi per necessità all'interno della Liguria è permesso insieme alla famiglia, con l'obbligo di rientro in giornata. Anche la raccolta di funghi e tartufi è consentita in tutta la regione e insieme a co-residenti. Infine, le attività sportive potranno essere svolte in qualsiasi momento. L'addestramento degli animali, così come l'attività di educatore cinofilo, possono ripartire purché svolti in aree autorizzate della Liguria. Riteniamo che in questa settimana, ultima settimana in cui sarà in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che scade nella notte di domenica 17,
a mezzanotte che limita i poteri di apertura delle regioni, vogliamo le più ampie rassicurazioni che alle regioni verrà ridata piena autonomia per le proprie scelte a partire da lunedì 18, così come il fatto che da lunedì 18 alle stesse regioni, ovviamente tenendo d'occhio la curva del contagio, sarà data ampia facoltà di scegliere come ripartire con l'intero sistema economico regionale. Alisa ha costituito una task force informatica per creare un sistema dedicato al monitoraggio dei casi positivi e alla valutazione dei rischi epidemiologici. Si prevede sostanzialmente di creare un deposito centrale che conterrà le segnalazioni dei casi e i risultati dei tamponi e quindi di attivare diverse funzionalità in grado di automatizzare i principali processi necessari per affrontare l'epidemia. Le novità sostanzialmente saranno due: la messa a disposizione dei medici di famiglia e dei pediatri degli esiti degli esami di laboratorio e l'attivazione del sistema GeoCov, uno strumento informatico che elabora un report sulla distribuzione delle persone positive partendo dalle coordinate geografiche relative alla loro residenza. Da domani altre 500.000 mascherine saranno a disposizione nelle farmacie della Liguria. Sono destinate alle persone che sono rimaste escluse dalla distribuzione gratuita che si è svolta già la scorsa settimana. Per ritirarle, come sempre, è necessario presentarsi con il codice fiscale o con la tessera sanitaria. Le mette a disposizione la Protezione Civile. Con un giorno di anticipo rispetto al previsto, prende avvio domani la seconda fase di distribuzione gratuita in tutte le farmacie della Liguria delle ulteriori 500.000 mascherine chirurgiche messe a disposizione della Protezione Civile regionale. Si vanno ad aggiungere le altre 500.000 già distribuite la scorsa settimana. Chi fosse rimasto escluso può così ritirarle portando con sé il codice fiscale o la tessera sanitaria. Chi lo avesse già fatto non deve presentarsi nuovamente in farmacia. L'invito è quello di indossarle in tutte quelle situazioni che le rendono obbligatorie. Quando si esce di casa bisogna portare con sé una mascherina. All'aperto e distanziato da più di 2 metri si può non indossare la mascherina. Quando si è all'aperto e ci sono molte persone va subito indossata la mascherina. Dopodiché in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico la mascherina è obbligatoria anche all'interno degli autobus e di tutti i servizi di trasporto pubblico che sono ovviamente già con i posti isolati e garantiti con il distanziamento sociale. Di base bisogna stare almeno ad 1 metro di distanza dalle persone. In alcuni casi, quando si fa attività fisica e quindi si può fare attività fisica anche senza indossare la mascherina per ovviamente non incorrere in problemi respiratori, la distanza dagli altri però va garantita a 2 metri. Attraverso Poste Italiane, i sindaci e in ultimo le farmacie, complessivamente la regione ha donato ai Liguri 3,5 milioni di mascherine. In attesa di poter acquistare quelle a prezzo calmierato annunciate dal governo, la regione sta valutando un'ordinanza per contrastare e punire chi butta per terra le mascherine usate senza gettarle nei cestini o nei bidoni del secco. È veramente un comportamento ingiudicabile. Stiamo pensando a un'ordinanza che preveda sanzioni molto rigide per chi viene pizzicato a buttare in terra una mascherina usata. Direi che è veramente un qualche cosa che va oltre l'educazione e il senso civico, perché parliamo di uno strumento potenzialmente infetto. Mascherine che vanno smaltite ovviamente nei cassonetti dell'indifferenziata a casa o in giro per le città, ma che non possono essere gettate per terra. E altre 630 mascherine sono state preparate e consegnate al comune di Chiavari da parte delle volontarie del circolo Acli Fanin di via Vinelli. La consegna nelle mani del sindaco è avvenuta questa mattina. Da domani saranno a disposizione dei cittadini dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30. Annullamento della Tari per i mesi di stop forzato e interventi mirati che diano liquidità alle imprese, oltre a permettere la riapertura immediata delle strutture. La Coldiretti Liguria chiede ai comuni di prendere questo tipo di provvedimenti per sostenere la ripartenza delle aziende agricole, agrituristiche e di tutte quelle legate al mondo della pesca. Sono circa 600 gli agriturismi in Liguria, spesso situati in zone isolate dell'entroterra, però, dicono i responsabili di Coldiretti,
grazie agli ampi spazi all'aperto è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza. E come sapete, dunque, l'ordinanza di cui vi abbiamo parlato in apertura, firmata dal presidente ligure Toti, consente alle attività commerciali di iniziare ad attrezzarsi per la riapertura che, come detto, è stata annunciata per lunedì prossimo. Resta però l'incertezza sul come ripartire. Le associazioni di categoria spiegano a questo proposito di non aver ancora ricevuto protocolli sulle misure di sicurezza da adottare. C'è una data in cui riaprire, c'è il via libera ad attrezzare gli esercizi commerciali, ma mancano ancora protocolli chiari sulle misure di sicurezza da adottare. Dopo l'ordinanza della Regione, che permette di tornare a lavorare nelle attività per adeguarle e prepararle alla ripartenza, rimangono ancora tutte le incertezze sulle modalità con cui questa avverrà. Ovviamente stiamo aspettando da parte del Governo delle linee guida che siano definitive. E in effetti le tempistiche ormai sono molto ridotte all'osso. Non si può pensare che con tutta la difficoltà che comunque le imprese hanno avuto per sopravvivere in questi mesi, e anche i dipendenti di conseguenza, a pochi giorni dalla riapertura non sia ancora indicato come ci si dovrà comportare. Le preoccupazioni maggiori per i commercianti riguardano le modalità con cui potranno accogliere ed interagire con la clientela in sicurezza e quelle che sono le responsabilità verso i dipendenti. Con queste incertezze è difficile per gli esercenti anche comunicare un messaggio di tranquillità ai clienti che si spera possano tornare a frequentare le attività. Esistono però poi incertezze per i vari settori, cioè in primis ricordo bar e ristoranti che ad oggi non hanno ancora chiare quali saranno le distanze da rispettare tra i vari coperti, quindi diventa difficile attrezzarsi. I negozi di abbigliamento sanno che devono sanificare la propria attività. Come delegazione di Sestri Levante stiamo cercando di concordare un discorso di ricevere i clienti su appuntamento. Ma questo per dare sia la sicurezza al cliente di essere da solo all'interno dell'attività, per seguirlo meglio e per dare un senso di tranquillità. Però non esistono poi certezze in effetti sul da farsi. I sindacati di CGIL, CISL, UIL e Funzione Pubblica intervengono sul tema dello smart working adottato ovviamente dagli enti pubblici ma anche dalle imprese private. Il riferimento è alle considerazioni espresse in merito dal sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, il quale ha rilevato che metà dei dipendenti del suo comune vorrebbe continuare a lavorare con questa modalità di lavoro a distanza, magari solo per esigenze personali. I sindacati ricordano che la modalità di lavoro agile è stata assunta dal governo come misura di contrasto al contagio, rilevando che in tutto il periodo dell'emergenza l'intera attività amministrativa è sempre stata garantita. I rappresentanti delle tre sigle sindacali rinnovano la richiesta al sindaco di un incontro urgente per condividere insieme percorsi e strumenti per la gestione della cosiddetta fase 2. La didattica a distanza ha permesso alla scuola di lavorare, ma presidi e insegnanti sperano che non si sostituisca del tutto alla didattica tradizionale. Non ci sono ancora molte certezze riguardo alla ripresa dell'anno scolastico e le ipotesi si sprecano. Dal Tiguglio arriva però l'invito a ripensare le politiche familiari. Sentiamo. Come ripartirà il prossimo anno scolastico? È tra le domande più frequenti, ma anche quella con pochissime risposte. Per ora c'è tanta incertezza. Tra le proposte c'è quella che prevede la presenza di metà classe in aula, l'altra metà da casa collegata via web. Ma chi starà accanto, ad esempio, ai bambini durante le ore in cui saranno connessi da casa? Sul tema i dirigenti del Tiguglio si stanno confrontando e c'è chi invita a ripensare l'intero mondo delle politiche familiari. I ragazzini non possono essere lasciati da soli, soprattutto quelli più piccoli, e quindi c'è bisogno proprio di un'assistenza proprio fisica, no? Di una presenza. Io mi auguro che questa emergenza abbia messo in moto una riflessione che poi si traduca, che si concretizzi anche in fatti oggettivi, concreti, non so, mi riferisco all'apertura di spazi, di contesti in cui i ragazzi possano trascorrere del tempo in modo intelligente e quindi anche protetti nel momento in cui i genitori sono a lavorare. Un'altra esigenza è quella che le scuole vengano adeguate dal punto di vista strutturale e della sicurezza. Se veramente si ha l'intenzione di rientrare a scuola con determinati criteri, quantomeno si intervenga, cioè si creino gli spazi disponibili per poter attuare un certo tipo di movimento, un certo tipo di didattica. Ci sono spazi anche nel comprensorio di Chiavari che sono più angusti, più difficili da gestire.
In questi giorni poi il confronto è serrato sulla questione maturità. Si attende il decreto, ma già si sa che il conteggio dei crediti varrà fino a 60 punti, 40 per l'esame. Le prove saranno poi sostituite da un colloquio orale che partirà dalla discussione di un elaborato. Tutti i nostri consigli di classe, tutti i dipartimenti disciplinari hanno apportato delle modifiche alle programmazioni, inserendo dei nuovi criteri di valutazione legati proprio alla DAD, cioè alla didattica a distanza, quindi nuovi criteri, nuove tipologie di prove. È stata prolungata sulla nostra regione l'allerta gialla per piogge e temporali diffusi sul centro e sull'entroterra sino alla mezzanotte di oggi, mentre sul Levante, in particolare per quanto riguarda la nostra zona, sarà in vigore fino alle 3 del mattino. Sono interessati dall'allerta i bacini medi e piccoli di tutte le zone. Solo nella zona A del Ponente sono monitorati anche i bacini grandi. Ma sentiamo come sta andando nelle parole del portavoce di ARPA, Andrea Lazzara. Ci sono ancora delle piogge sparse che interessano da una parte l'entroterra imperiese, dall'altro le zone a cavallo tra le province di Savona e di Genova, la zona del Levante, soprattutto le zone interne e poi lo Spezzino. Sì, l'allerta è stata prolungata perché innanzitutto è terminata alle 18 per le zone del Ponente, le zone A e D, mentre per le zone B ed E terminerà a mezzanotte, per la zona C terminerà alle 3 della prossima notte. È stata prolungata perché il fronte vero e proprio è sostanzialmente passato, ma a seguito di questa perturbazione c'è dell'instabilità che quindi può generare, ci aspettiamo anche la possibilità nelle prossime ore, di rovesci, piogge, rovesci e anche qualche temporale. Dunque è una situazione comunque sempre da tenere, diciamo così, monitorata. Per dare anche un po' di numeri, la stazione che dalla mezzanotte ha raccolto più pioggia di tutta nel territorio regionale è quella di Barbagelata, nel comune di Lorsica, che ha raccolto 158,2 mm. Tra l'altro nelle ultime 6 ore ne ha raccolti invece 60,2, ed è stata anche in questo caso la stazione più significativa in questo senso. Poi da mezzanotte ci sono 112,6 mm a Prai nel comune di Campo Ligure, 108,6 a Pianpaludo, 101,6 a Urbe. Bisogna dire che nella prima parte di giornata è stato soprattutto l'Imperiese la zona più colpita, comunque il Ponente. Nell'Imperiese anche i corsi d'acqua si sono alzati, soprattutto l'Argentina, anche se poi sono ritornati diciamo così a livelli più accettabili. Come detto, allora ci aspettiamo ancora precipitazioni e ancora vento forte con raffiche di burrasca. Nelle ultime ore abbiamo toccato i 126 km a Fontana Fresca, che si trova sulle alture alle spalle di Sori in provincia di Genova, 119,2 invece a Casone di Suvero, comune di Zignago, nello Spezzino. Una situazione questa che, come si vede anche dal fatto che l'allerta poi sulla zona C terminerà alle 3, è destinata proprio fino alle prime ore della notte, poi domani avremo una giornata variabile. Diciamo che la settimana sarà un po' alternata tra passaggi nuvolosi, anche caratterizzati da precipitazioni. Diciamo che le giornate migliori saranno quella di domani, di martedì e quella di giovedì, mentre mercoledì e venerdì ci aspettiamo più precipitazioni. Nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando di gara per aggiudicare la concessione relativa alla costruzione della casa di riposo per non autosufficienti in località Prato di Borgonovo a Mezzanego. Il sindaco Danilo Repetto ha chiesto alla regione un incontro, un supporto in questa delicata fase che sta attraversando la Liguria e il paese intero. L'obiettivo è quello di dotare Mezzanego di una struttura sociosanitaria unica nel panorama del Tiguglio, paragonabile alle realtà presenti nei paesi nord europei più avanzati sotto tali profili. Restiamo nell'entroterra perché questa sera è in programma il Consiglio Comunale di Rezzoaglio. Sul tavolo i temi del lavoro e della ripartenza. Il Comune intanto ha attivato il servizio per raccogliere le richieste di chi è stato danneggiato e strutturare interventi di sostegno mirato. La timida riapertura delle attività commerciali porta con sé tutte le problematiche legate ai mesi di chiusura o alla riduzione dei ricavi e all'incertezza sul futuro. Il Comune di Rezzoaglio, come altri enti locali, si è attivato per essere al fianco delle esigenze dei propri cittadini e fare il possibile per sostenere le attività commerciali, edili, turistiche e dei servizi per la persona.
queste persone meritano, queste aziende meritano un supporto. Com'è che l'amministrazione intende supportare queste persone? Attraverso lo studio, proprio uno studio molto capillare, molto puntuale di quella che è la concreta loro esigenza, per andare a proporre un piano di defiscalizzazione mirata in base appunto alle perdite che hanno subito. Ma non solo. Da un lato quindi avremo la defiscalizzazione, dall'altra avremo il rilancio, cioè un rilancio soprattutto legato a quello che ci aspettiamo che sarà il futuro, quindi un futuro dove il turista potrà tornare a Rezzo Aglio e guarderà l'entroterra con un occhio diverso. Il nostro intento è quello di fare una promozione di tutto quello che abbiamo di buono e di bello. Il servizio si chiama Rezzo Aglio Comune Amico. L'invito è per tutti coloro che abbiano avuto problematiche legate al lockdown di segnalarle allo 0185 87 0015 o alla mail info@comune.rezzoaglio.ge.it. Li invitiamo a segnalare al comune il loro nome, numero di telefono e saranno ricontattati proprio per andare a vedere insieme nel dettaglio come il comune potrà andare loro incontro. I temi economici legati alla ripartenza saranno al centro del Consiglio Comunale, che si svolgerà questa sera in videoconferenza. La minoranza ha presentato due mozioni in cui chiede l'esenzione dal pagamento di tutti i tributi comunali e l'istituzione di un fondo, finanziato in primis con risorse comunali, per l'erogazione di contributi a sostegno del pagamento di affitti, bollette e per confinanziare al 90% chi deve realizzare opere per lavorare in sicurezza. Nonostante l'emergenza in atto, proseguono gli interventi di ripristino del litorale a Borgo Renà a Riva Trigoso. Si tratta del secondo lotto di lavori volto a difendere la costa e a stabilizzare gli arenili. In questi giorni, iniziata la demolizione del molo, si procede alla posa di una scogliera di massi e al ripascimento finale della spiaggia con 15.000 metri cubi di sabbia in prossimità dello scoglio della Sè. L'obiettivo è quello di realizzare una massicciata per arginare la forza delle onde, evitandone il forte impatto contro il muro di contenimento della strada. Sono arrivati questa mattina i tubi per la regimazione delle acque piovane in via Risso e via Preli a Chiavari. Lo ha annunciato il sindaco Marco Di Capua sulla sua pagina Facebook, spiegando che sostituiranno tutta la linea fognaria attualmente non in grado di reggere il nuovo carico insediativo della zona. Le nuove abitazioni di via Preli, le attività commerciali che apriranno nell'area, il ristorante e l'albergo della Colonia Fara richiederanno una intensificazione degli interventi sotterranei. Inoltre, nella zona le recenti forti piogge avevano creato allagamenti. Nella messa a Santa Marta, Papa Francesco ha proseguito la riflessione sullo Spirito Santo, affermando che ci aiuta a capire sempre di più le parole di Gesù. La dottrina non è statica, ma cresce nella stessa direzione. All'inizio della celebrazione il pensiero è andato ai disoccupati. Ci uniamo ai fedeli di Tremoli, alla festa dell'invenzione del corpo di San Timoteo oggi. In questi giorni tanta gente ha perso il lavoro, non sono stati riassunti, lavoravano in nero. Preghiamo per noi, per questi fratelli e sorelle nostri che soffrono questa mancanza di lavoro. E Francesco ha pregato il Regina Cieli dalla biblioteca del Palazzo Apostolico, rileggendo il discorso di addio di Gesù ai discepoli, e ha invitato ad affidarsi a Dio per raggiungere la vita eterna. Seguire i passi di Gesù e imitarlo nell'amore, così possiamo raggiungere la gioia della vita eterna. È l'invito di Papa Francesco, prima del Regina Cieli dalla biblioteca del Palazzo Apostolico, partendo dalla lettura del discorso d'addio di Gesù ai discepoli. Egli, in quel momento drammatico, invita gli apostoli a non avere il cuore turbato e indica due rimedi, l'affidamento e la certezza di avere un posto nel Regno dei Cieli. Abbiamo bisogno dell'aiuto di Gesù, e per questo Gesù chiede di avere fede in Lui, cioè di non appoggiarci a noi stessi, ma a Lui, perché la liberazione del turbamento passa attraverso l'affidamento.
C'è poi un secondo rimedio al turbamento che Gesù esprime con queste parole: nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, vado a prepararvi un posto. Così c'è un posto per tutti nel Regno dei Cieli. Bisogna seguire, spiega il Pontefice, la via dell'amore umile, della preghiera, della mitezza, della fiducia e del servizio agli altri. Non è la via del mio protagonismo, è la via di Gesù protagonista della mia vita. E andare avanti ogni giorno domandandogli: Gesù, che cosa pensi di questa mia scelta? Che cosa faresti in questa situazione? Al termine del Regina Cieli, Francesco ha rivolto un pensiero all'Europa, che il 9 maggio 1950 firmava la dichiarazione Schuman, dando via al processo di integrazione europea, e al Sahel, visitato da Giovanni Paolo II il 10 maggio 1980 durante la siccità. Infine, ha dedicato una preghiera alle madri, festeggiate ieri in gran parte del mondo. Voglio ricordare con gratitudine e affetto tutte le mamme, affidandole alla protezione di Maria, la nostra mamma celeste. Il pensiero va anche alle mamme che sono passate all'altra vita e ci accompagnano dal cielo. Non sia turbato il vostro cuore. Le parole di Gesù nel momento del distacco degli apostoli sono oggi più che mai attuali. A spiegarle è stato il vescovo nella messa presieduta ieri pomeriggio nella cappella del seminario. Il ritorno alla messa con il popolo non sarà senza difficoltà. Anche in diocesi i parroci stanno sistemando le chiese, le panche, gli accessi per una ripartenza inedita. Nella messa domenicale, prendendo spunto dalle letture, il vescovo suggerisce di affidarsi alla roccia della parola e della preghiera. Annunciando il suo distacco dagli apostoli, ricorda, Gesù dice: «Non sia turbato il vostro cuore, non abbiate paura». Il suo sguardo va oltre, immagina già tutti i problemi che la Chiesa incontrerà sul suo cammino e alle paure di oggi, ma lui esorta: «Abbiate fede in Dio e in me». È questo il principio che fa superare ogni paura. Gesù ci dice: «Vado a prepararvi un posto». Ci dà un orizzonte di vita che va ben al di là delle contingenze. C'è un posto per noi nella casa del Padre. Abbiate questo orizzonte davanti a voi. Abbiate una vita aperta, uno sguardo aperto, uno sguardo che sa andare al di là della contingenza che vivete per guardare l'eternità. Il vescovo sottolinea infine che fin dalle origini la Chiesa ha dovuto adeguarsi a cambiamenti o vivere dei conflitti. Dunque la Chiesa affronta via via le nuove condizioni, non ha paura di farlo. Lo fa sotto la guida dello Spirito Santo. Le affronta come noi le affrontiamo oggi. Anche noi dobbiamo affrontare situazioni nuove. Certamente noi dobbiamo continuare a farlo nella scia di quella Chiesa apostolica che gli Atti degli Apostoli ci fanno conoscere. Non dobbiamo avere paura di affrontarle con serenità. Da oggi l'ecocentro di Bargone, a servizio dei quattro comuni della Val Petronio, ha ripreso il consueto orario dalle 9 alle 15, dal lunedì al sabato, con accesso consentito sia per le ditte che per i cittadini, senza la necessità di prenotazione. Per accedervi resta l'obbligo di indossare la mascherina e di rispettare le distanze sociali per la tutela della salute di tutti. Arecco ha riaperto oggi il mercato settimanale per le sole attività di vendita di generi alimentari. Le bancarelle sono state allestite sul lungomare dalle 8 alle 13. I banchi sono stati distanziati di 5 metri l'uno dall'altro. Gli operatori hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti monouso. L'accesso all'area destinata alla vendita è stato regolamentato ad un massimo di 2 acquirenti per ogni banco di vendita, delimitando lo spazio con transenne e altri dispositivi di protezione. I parchi di accesso e di uscita sono presidiati da personale di sicurezza. Terminiamo così questo appuntamento con l'informazione. Come sempre, il prossimo sarà domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. Vi ricordo che trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito internet teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti.